Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa, dice a noi il Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Gesù conferma la parola dei profeti e lo Spirito Santo conferma la parola di Gesù. L'ispirazione con cui il Signore ha guidato tutto il percorso storico dell'Antico Testamento, dunque, è verità e viene proprio dal Signore. Su questo fondamento di verità divina, Gesù semina il suo Vangelo, l'annuncio della buona notizia. La buona notizia porta innanzitutto la certezza di fede e la parola genera appunto la fede. Ora non basta la fede, non basta credere. Anche all'inferno credono. Noi dobbiamo vivere nella santità. E allora ecco che Gesù aggiunge il grande dono. Lo manda lui e lo manda il Padre e lo Spirito Santo, che deve renderci simili al Figlio per essere graditi al Padre. Dobbiamo portare dentro di noi un fuoco che in seno alla Trinità arde dall'eternità e per l'eternità. Dio non cambierà mai, lui è fuoco e amore. E dopo che Gesù, da buon giardiniere, ha coltivato il popolo che il Signore ha chiamato alla salvezza, ecco lo Spirito Santo che viene. E il fuoco che viene dallo Spirito Santo renderà finalmente la terra capace di fecondità celeste. Cosa sono i santi? Fiori per il paradiso, ma che sbocciano sulla terra. E allora, il frutto dell'azione con cui Gesù ha redento l'umanità deve essere adornato. Deve essere fecondo sempre, segno di fecondità e altra fecondità che aggiunge santi alla Chiesa. Oggi nasce la Chiesa, nasce a Gerusalemme. Gesù disse: adesso tornate in città, no? Nel momento dell'ascensione, tornate in città e lì aspettate
che verrà lo Spirito Santo fra non molti giorni. Pochi giorni passano, Maria, gli apostoli, i discepoli, tutti riuniti insieme nel cenacolo, pregavano e attendevano l'arrivo del grande dono, e lo Spirito Santo scende. Grandi rumori, rimbombò come se fosse un terremoto l'arrivo dello Spirito Santo, e sulla testa dei membri del cenacolo scese sotto forma di lingua di fuoco. E allora i discepoli furono pieni di ardore, pieni di forza, e incominciarono ad annunziare la parola di Gesù. Ora la fede diventa santità, ora la luce diventa dono concreto che trasforma, come il fuoco trasforma il ferro arrugginito, trasforma l'anima dei fratelli di Gesù, i suoi discepoli, i suoi apostoli, e la Chiesa finalmente è lanciata nel mondo. Sono passati 2000 anni, non sappiamo quanti anni passeranno ancora, ma una cosa è certa, che nella Chiesa lo Spirito Santo continuerà ad essere il cuore. Gesù con la sua grazia è l'anima della Chiesa, lo Spirito Santo col fuoco è il cuore che batte, pulsa proprio lo Spirito Santo nella Chiesa. E per questo la Chiesa, ho detto all'inizio, è un giardino fecondo di fiori straordinari, ma solo se voi pensate, dagli apostoli stessi e poi i martiri a milioni, nei primi 300 anni Roma si è divertita a uccidere, a versare sangue dei cristiani. Poi il Vangelo ha raggiunto i confini della terra, e allora dove arriva la parola del Vangelo arriva anche il martirio, e quel martirio è il segno del prodigio che lo Spirito Santo compie. Infatti all'inizio della messa, nella colletta, io ho chiesto questo a Dio: tu che ci hai dato i grandi doni dello Spirito Santo, ora compi i prodigi che lo Spirito Santo ha compiuto fin dall'inizio. Quando Gesù è venuto, il volto della terra deve cambiare. All'inizio gli ebrei pensavano che Gesù fosse solo per loro, e invece no, Gesù voleva portare questo dono della parola a tutta l'umanità. E allora chiama l'apostolo Paolo, il vaso dello Spirito Santo, e rompe il ghiaccio, esce nel mondo pagano, e così finalmente ora tutti possono ricevere questo dono. Ricordate, c'è una pagina del Vangelo dove si dice che si presentò un greco e domandò a Filippo: io vorrei parlare col maestro. Allora si consultano fra loro e finalmente questo si avvicina a Gesù. Gesù non dà subito una risposta al paganesimo che interroga, ma esprime proprio con uno slancio di gioia il pensiero più bello. Ora sì, sono felice perché tutti gli uomini sono venuti alla verità. Si è avvicinato uno, quell'uno è simbolo di tutti, è simbolo di quei miliardi, miliardi di credenti nella parola di Gesù. E allora la consolazione che ci viene dal secondo consolatore, che è appunto lo Spirito Santo, guiderà la Chiesa fino alla fine del mondo. Noi siamo allora una parte eletta e siamo anche come il braccio del paradiso sulla terra, perché la Chiesa militante è Chiesa come la Chiesa trionfante, come la Chiesa che vive nella gloria. Tant'è che nei primi secoli specialmente non si diceva quella parrocchia o quella comunità, ma si diceva quella santità,
Poi, oggi è rimasto solo attributo del Papa, sua santità, ma ognuno di noi potrebbe essere sua santità o nostra santità, perché la santità si assomma, quella di uno assommata all'altro, ecco, costituisce questa finestra aperta per il paradiso. La Chiesa deve vivere allora di luce dalla fede, di doni dai sacramenti e di fuoco dallo Spirito Santo. Ora sì, ora possiamo andare dove vogliamo. E dice Gesù ai suoi discepoli: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Ma hanno creduto alle mie parole e crederanno anche alle vostre parole. E quando vi trascineranno davanti ai tribunali per accusarvi, non temete. Non vi preoccupate delle risposte che dovete dare. Sarà lo Spirito Santo a parlare in voi. E quando presero Stefano, perché era un ardente predicatore del Vangelo e lo volevano comunque eliminare, provarono a farlo tacere contraddicendo le parole di Stefano. Però, dicono gli Atti degli Apostoli, non ci riuscivano. Nessuno riusciva a mettere a tacere Stefano. Perché? Perché era pieno di Spirito Santo. E quando la Madonna andò a visitare Elisabetta, subito, a prima vista, Elisabetta, dice San Luca, fu piena di Spirito Santo. E Maria, la piena di grazia. Vedete, grazia e Spirito Santo insieme. Godete, gioite. Guardate, questa mattina sarebbe non da stare così, ma da ballare. Qua dovremmo ballare per la gioia, perché quando la gioia è troppo grande non puoi stare seduto e fermo. Beh, lasciamo che balli il cuore e l'anima e conserviamo questo deposito sacro che ci accompagnerà più che il sole fino all'incontro con Dio. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente,